Mando questo video per dare alcune informazioni di base per quanto riguarda la partenza del nuovo tipo di ricetta, la così definita ricetta dematerializzata. I punti interrogativi che sussistono sono per quanto riguarda le mancanze di collegamento col centro dati, col SAR, che potrebbero capitare in qualsiasi momento in funzione dello stato di flussi che vengono a essere instaurati in determinate zone e che le linee telefoniche sono pronte o non pronte a sopportare. In questo caso, comunque, è previsto che anche se viene a mancare la linea di flusso, il farmacista può egualmente erogare il prodotto e poi mandarlo in tempi successivi in differita. Quindi, anche in questo caso, in mancanza di linea con la ricetta cartacea elettronica, il paziente è servito. A essere obiettivi, questo particolare sviluppo non è ancora stato implementato nella totalità, per cui se oggi, almeno per quanto riguarda alcuni che hanno determinato software house, dovesse esserci questa necessità, non sono in grado di fare questo invio malgrado l'assenza della linea. È comunque un percorso che in tempi brevi verrà compiuto, per cui con o senza linea il paziente sarà servito. Quindi tutto bene per il paziente, salvo un aspetto. La ricetta ha validità da sempre 30 giorni. Si sa che si poteva avere anche per tempi più lunghi, perché la ricetta rimaneva in tasca, rimaneva nel cassetto, c'era bisogno del prodotto perché c'era bisogno. Il sistema così come impostato non permetterà più la dimenticanza della ricetta nel cassetto.